Allora, noi intanto iniziamo, poi l'assessore Baradi ci raggiunge strada facendo, idem per il sindaco Michelini. Vado subito a lasciare la parola all'assessore alla cultura Antonio degli Iacoli, qui presenti ci stanno anche alcuni degli organizzatori delle iniziative presenti nel cartellone, che a fine conferenza invito poi a dire due parole, ognuno sulla propria manifestazione. Assessore, a te la parola. Grazie. Allora, ci porto da dire, insomma, voi ci avete, spero che vi abbia mandato. No. No, perché non vi vediamo? Via email tra poco. E Cristina è sempre preziosa, lei dice che bisogna farsi desiderare quello che è successo, quindi grazie alla generale, solo che probabilmente trasla in un campo professionale una sua attitudine personale, però è scudibile quella cosa. No, a parte gli scherzi. E quest'anno abbiamo fatto, ecco, ci abbiamo venuto da Giovanni Storici. Bella solo, però fa solo di raggiungere lei, quindi sarei lontano. Grazie, grazie. Abbiamo guardato quest'anno un po' meglio dell'anno scorso, nel senso che non ci sono i problemi grammati, di fumo, insomma. Il cartellone è del settembre carugese. Diciamo la differenza rispetto all'anno scorso è solo questa, la maggiore competenza formale, che poi in realtà anche quest'anno è un cartellone fatto senza soldi, nel senso che abbiamo raccolto le iniziative spontanee di associazioni, di organizzazioni, eccetera. Vedrete che accanto ad alcuni c'è un super expo, e questo deriva dal fatto che abbiamo inserito qui anche le manifestazioni di sponsorizzazione Expo, che sono per il figlio assieme di un bando, ci hanno messo naturalmente solo quelle relative al settembre, perché in realtà poi le manifestazioni dell'Expo, sponsorizzazione Expo, ce ne sono anche prima e dopo settembre. Quindi il motivo della sigla è questo. Qui ci sono presenti, credo, anzi sono sicuro, alcuni degli organizzatori. Se vogliono direttamente dire qualche cosa, io nel frattempo vorrei parlare di alcune cose, diciamo, che mi sembrano particolarmente, non perché siano più importanti o meno, però hanno delle caratteristiche di originalità. In particolare quello che trovate sui giorni dal 14 al 19 settembre sotto il titolo Viterbo Crocevia dei Sabini, che in sostanza è un'iniziativa che il comune realizza con l'università, con l'Università della Tuscia, perché in quel periodo dal 14 al 19 settembre si svolgono a Viterbo tre importanti congressi nazionali di società scientifiche. Una è la società di Distocina, stavo dicendo, noi dopo il cartellone e anche il fatto che lo presentiamo insieme con una manifestazione che si fosse proprio in quel periodo. E adesso mi riferivo in particolare all'iniziativa dell'università, che nel mese di settembre tiene a Viterbo tre importanti congressi scientifici che riguardano gli storici, gli zoofili e un altro che riguarda sempre la facoltà di agrare. Noi abbiamo messo qui dal 14 al 19, però nei prossimi giorni, credo a partire dal 2 settembre, pubblicheremo il manifesto di queste manifestazioni con maggiori informazioni ciascuno. In totale, diciamo, ci saranno tra 600 e 700 persone.
situazioni, ma anche con qualche servizio, per esempio nell'ambito delle possibilità che ci sono, la Francigena svolgerà un servizio diciamo, particolare allungando il gruppo lavorato di attività la sera, in giorni, perché quasi tutti questi professori abiteranno all'interno del centro storico, nei bed and breakfast, nei piccoli alberghi che sono nati anche nei tempi anche il centro storico, quindi per facilitare poi il raggiungimento dei luoghi dei centri di riferimento. Poi visiteranno la città, visiteranno il Milano, visiteranno, divertiremo qui in comune per far vedere il palazzo, visiteranno anche con i minimi di salute. Quindi ci sembra una cosa importante, sia dal punto di vista scientifico, perché è una costruzione che viene usata di tempo, è considerata un punto di riferimento, perché ci si trovano tre importanti. In un giorno di fondo ce n'è un quarto, come ieri il professore incaricato ce lo diceva, c'è un altro complesso importante che riguarda l'ingegneria idraulica. E quindi è una cosa che ci fa piacere che si muove. Per il resto, adesso magari Giacomo ci può parlare delle manifestazioni particolari che vengono sotto la sigla di gestione, che riguardano varie attività di sponsorizzazione, no? A seguito di un bando che tu hai fatto, e che io ho spiegato, che noi commentiamo soltanto quelle che si svolgono nel mese di settembre, però prima e dopo ce ne sono altre che sono veramente importanti. Poi ci sentiamo dopo. Vado io. Grazie, scusate, mi stanno ma poi sta salendo con il livello di Santa Laura, quindi sembra stare scappato, ma al di là di tutto quello che ho discorso in generale, poi nulla di commento gli eventi che sono contenuti qui dentro. In linea generale abbiamo cercato di aggregare un po' gli eventi del settembre di Derbese con quello che era l'avviso pubblico fatto per Expo. È evidente, lo dimostrano un po', io lo dico con la massima franchezza, le difficoltà che stiamo vivendo in questi giorni, che la macchina di Santa Rosa, il trasporto della macchina di Santa Rosa, quindi tutto quello che c'è intorno alla macchina di Santa Rosa di quest'anno, è veramente una cosa diversa dagli altri anni. Non sto qui a dire, non voglio che mi venga messo in bocca questo è l'effetto Expo, quale sia l'effetto non lo so. So che comunque sia da confusione, quello è dei biglietti, quindi nel grosso numero di richieste, al fatto che si sono, diciamo così, esauriti nel giro di poco tempo, dalla grande attenzione, dalla grande attesa che c'è, al di là, questo lo dico con molta chiarezza, sono di ritardo come la maggior parte di voi, e so benissimo che quando c'è la nuova macchina, sicuramente è già un evento il fatto che sia una nuova macchina, ma negli anni questo nuovo evento della nuova macchina è una cosa in qualche modo riservata nel senso positivo non di Derbese. Noi che sappiamo che la macchina non cambia tutti gli anni, ma cambia ogni 5 anni, noi che sappiamo, diciamo così, distinguere anche qui nel senso buono del termine se la nuova macchina in qualche modo conforma le tradizioni, le nostre aspettative oppure no, se è più bella della precedente, noi che facciamo questo tipo di commenti. Ma quando c'è una richiesta così forte che proviene dall'esterno di venire a vedere la macchina, c'è qualche cosa di più che non può essere attribuito soltanto alla novità del modello della macchina. E questo, se da un lato mi genera e ci genera sindaco in testa una serie di difficoltà organizzative, dall'altro mi rende felice, infatti nella corsa che sta facendo stamattina cercando di capire tutto quello che succede, mi rendo conto che questo evento di Santa Rosa è sicuramente o sta sicuramente cambiando, finalmente dico io, qualcuno può essere non d'accordo, ma chiaramente queste sono le mie impressioni, e sicuramente con la stessa franchezza con cui dico la difficoltà, probabilmente non che non ce l'aspettavamo, probabilmente non siamo ancora preparati a predisporre un evento che è diventato un evento nazionale, se non addirittura qualche cosa di più. E quindi tutto quello che viviamo, perché sotto il 2015, sotto il simbolo di Expo, che è un qualche cosa, un pinturis che ci è stato dato in concomitanza con l'esposizione universale, è un qualche cosa che viviamo per il proseguo degli anni. Si avverte veramente un evento diverso, un evento più importante, un evento che il Milano fino ad oggi non aveva vissuto. E
questo, lo dico con, anche qui con la massima franchezza, ma con la massima forza, al di là e sopra ogni tipo di polemica normale, giusta, sbagliata, che fa parte della dialettica politica, ma anche, diciamo così, tradizionale della nostra città, che comunque è totalmente non tocca quello che invece è la grande attesa e la grande attenzione che c'è per il nostro evento, che appunto sta diventando qualcosa di diverso. E qui vengo qua al cartellone. Diciamo che avremo anche altre piccole novità che abbiamo cercato di costruire, ma avremo una conferenza stampa che faremo il 31 che riguarda un'altra diciamo, idea e novità di quest'anno. Il cartellone, anche qui ho letto alcuni articoli di stampa con i quali ero sostanzialmente d'accordo, è un cartellone in qualche modo che è l'esempio, l'esperimento di quello che da tre anni cerchiamo di fare. Prima ho già provato io con difficoltà, ovviamente non ci sono riuscito, questo è stato più bravo di me Tonino, cercando di stringere un po' quello che era effettivamente un grande cartellone pieno di eventi, ma che non dava il senso del grande evento, dell'evento importante di un settembre che deve diventare quantomeno, se non 30 giorni, ma 10 giorni, 15 giorni di attenzione sulla città di Viterbo e sulla sua tradizione. Un cartellone che contiene le cose più importanti, che sono appunto le mini macchine, che sono il corollario del grande evento del 3 settembre. Quindi questo tentativo, che sicuramente non è riuscito al 100%, ma che è sicuramente uno dei passi verso un cartellone di livello, probabilmente questo non sarà, diciamo così, il miglior cartellone possibile, ma il metodo di tentativo sta prendendo corpo, e sta prendendo corpo in un clima, come ho detto, che è quello di, dell'evento di portata nazionale. Io tante volte in alcune conferenze stampa, prendendomi magari qualche critica, no? Io ho vissuto parte della mia vita nella città di Siena, dove c'è un evento che non è assolutamente paragonabile con la macchina di Santa Rosa, per vari motivi di carattere proprio, diciamo così, particolare del Palio di Siena, ma è evidente che il Palio di Siena può essere preso come esempio di quello che è un evento importante internazionale, non perché viene dato in televisione eccetera, ma dove comunque si avverte il 16 agosto e il 2 luglio, si avverte diciamo così la grande importanza. E questa cosa, anche a partire dal cartellone, comincia ad avvertirla ora di tempo con le difficoltà connesse ad un evento importante, un evento che non è più un evento, diciamo, regionale, provinciale, ma un evento nazionale, qualcosa di più. Ci dobbiamo attrezzare, ci stiamo attrezzando, probabilmente quest'anno, ripeto, avremo delle difficoltà organizzative, sono finiti i biglietti, ne servono di più, il percorso della macchina, d'altronde quello, le persone che lo possono vedere sono quelle, perché insomma, non è che possiamo, diciamo così, spostare i palazzi, però è veramente una grande soddisfazione per la città, non certo per me o per l'amministrazione, non attribuisco a nessuno, ma da Viterbese che ha vissuto, diciamo così, le macchine di Santa Rosa da bambino fino ad oggi, è una grande soddisfazione vedere che stiamo mettendo in atto uno degli eventi più importanti a livello nazionale, e speriamo di essere bravi a capire dall'esperienza di quest'anno quali sono le difficoltà, migliorarle per far sì che poi insomma la macchina di Santa Rosa negli anni non solo sia un grande evento come già è, ma diventi un evento efficiente in tutta la sua macchina organizzativa, che ripeto sta cambiando, perché l'importanza dell'evento sta facendo diventare una cosa veramente, diciamo così, ancora più importante. Quindi poi nel merito dei singoli riconoscere alcuni meriti, in altri li possiamo spiegare, insomma, io finisco il mazzo. Sindaco, bravo. Sì, io ringrazio sia l'assessore di Viale che l'assessore Barelli per essere riusciti a rispondere un calendario di iniziative, di eventi, di occasioni di un certo livello. Insomma, l'idea è quella di far uscire la città da una sorta di provincialismo che indubbiamente può anche rappresentare, se ben delineato e anche se ben presentato, questo provincialismo può diventare anche un motivo di attrazione. Non è detto che nelle province, nelle città di provincia, non ci siano espressioni importanti di cultura, di storia, di arte, di archeologia, di valori insomma che hanno una loro storia, una loro identità ormai consolidata nei secoli, e
quindi io credo che aver fatto un servizio di è il motivo per cui poi si imposta molto delle cose del calendario delle manifestazioni. Partendo da Maestro Santa Rosa, si deve, secondo me, si deve lavorare per riuscire a dare idea che la macchina di trasporto ha un valore universale. E secondo me, non so se Giacomo l'ha detto, ma insomma io credo che abbia contribuito molto anche la presenza della macchina di Santa Rosa a Milano. Volevo che ci dicessero poi, no? No, ci vediamo con grande franchezza. Poi io, come ho detto altre volte, lo ripeto, il voto daranno alla fine dell'anno le presenze, bisogna essere volontariati, tanti cittadini, tanti verdesi, tanti turisti, non diranno poi dati ufficiali. Allora, io credo che abbia contribuito molto. Abbia contribuito perché in effetti avere anche una installazione di campanile, insomma qualche cosa di artificiale fatto alla mostra universale, insomma, con un tema religioso tra l'altro, indubbiamente qualcosa di anomalo in un'esposizione universale. E esserci come macchina di Santa Rosa, come si porta la macchina di Santa Rosa di Viterbo, indubbiamente fa un grande effetto comunicazionale. E credo che questo indubbiamente abbia contribuito. Ha contribuito anche il fatto che abbiamo avuto questo riconoscimento messo nel 2013, che quindi ha confermato un po' l'importanza universale del valore del trasporto, e poi a seguire io credo che le cartelloni siano anche l'ultimo, ma quello che ci abbiamo domani sera, Corpus, che anche quello che è stato, insomma, quello che dice poi il noto cittadino Gian Maria Cervo, insomma, un po' cambiato anche il teatro drammaturgico che oggi noi abbiamo, che è stato un passaggio, è stato un ponte verso un nuovo teatro. Ci credo che questo, pensare in grande anche a quelle cose che si possono fare in una città di provincia, secondo me è una caratteristica che noi dobbiamo, non dico coltivare, dobbiamo proprio alimentare. Perché uno dei valori che rendono poi importante andare in una città di un'altra. Allora, probabilmente devo rimanere anche rispetto a Giacomo alle linee dei biglietti, che forse ma forse non siamo preparati, forse siamo preparati almeno come città ad accogliere questo turismo, che secondo me è un turismo, insomma, abbastanza di qualità. Viene una città d'arte come la nostra, non è, almeno mi auguro, insomma, che sia questa la verità, non è che non la dieta di cose, insomma, certo, viene gente da dire da fuori che se ne va via, ma comunque venire in una città d'arte significa avere anche una cultura per apprezzare quello che trovi in una città d'arte, se no, insomma, vai dall'altra parte, magari in altri posti dove puoi divertirti. Quindi io credo che insistere proprio su questi eventi che hanno un fondo culturale e che si collegano alla nostra identità sia estremamente importante. Capisco che ne abbiamo fatti meno rispetto al passato, ma questa è un po' la scommessa che ha fatto questa amministrazione: cercare di fare degli eventi di qualità che abbiano anche una capacità di attrarre a livello extraterritoriale. Cioè, non vogliamo dimenticare anche che ci sono i nostri cittadini o quelli della provincia che hanno comunque interesse a vedere in una città capoluogo elementi che contraddistinguono proprio l'identità di questa città capoluogo. Però dobbiamo anche pensare ad altro, e pensare ad altro significa appunto mettersi in un mercato un pochino più globale rispetto al passato, dove soprattutto chi ha voglia di inventare, chi ha voglia di fare un po' di attività proprio creativa, deve avere lo spazio. Noi abbiamo dato lo spazio, credo, un po' a tutti coloro che avevano idee sagge, valide e innovative. E questo, secondo me, significa anche aprire la città a un cambiamento, che è un cambiamento anche di
intraprese, di iniziative nuove, di giovani che vogliono fare. Guardiamo il discorso anche, diciamo, di sapori del vino, no? Sì, poi facciamo una conferenza. Adesso uno parlare, una impostazione. Ci siamo rifatti tramite anche personaggi che a livello nazionale contano in quel settore, o comunque sia che hanno una loro professionalità. È un'anticipazione del sindaco. Volevo dire che anche sapore del vino, cioè di scoprire una vicina storia rielaborata con i prodotti del territorio, ma vedete, non è solo la produzione del territorio che abbiamo sempre messo in campo con l'attività alimentare, no? Abbiamo messo in campo le produzioni del territorio, perché questo è il territorio che produce forti identità agroalimentari, ma abbiamo messo in campo anche la nostra tradizione alimentare, che si rifà storica, che si rifà addirittura al Medioevo e così via. Allora, mettere insieme queste valori, secondo me, significa arricchire un po' questo paniere di motivazioni che fanno sì che tu vai un posto anche in un altro. Allora, io credo, quando dentro dico, forse siamo ancora un po' impreparati come città e anche forse anche come comune, non metto in dubbio ad accogliere i numeri importanti di turisti. Però questo è un segno che, diciamo, credo che stiamo sulla strada giusta. E mi auguro che in questa città fluiscano anche delle iniziative che portino, io dico un po' quello che sento dire, no? A questi infiniti anche di bed and breakfast, di attività recettive, di questi alberghi diffusi, insomma, che qualcuno, qualche piccolo proprietario, un grande proprietario possa mettere a reddito quei locali che oggi sono disabitati e che sono locali importanti non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista storico. Allora, in una città come questa, nel senso, io capisco che è difficile fare un albergo 40-50 camere, no? Dobbiamo dire. Però forse può essere facile fare un albergo diffuso con 10, 12, 13 camere, 15 camere, magari dislocate a 100 metri l'una dall'altra, insomma, come succede anche nelle città storiche. Allora, è un'opportunità che io la lancio così, insomma, mi auguro che approfondiremo anche questo aspetto dell'albergo diffuso come occasione di rivitalizzare il nostro centro storico, creando attività che creano economia, non attività nostalgiche, che qui la nostalgia purtroppo la dobbiamo mettere da parte, perché non ci sono più soldi che portano, non so, che porta la regione, ci saranno sempre di meno, che porta il comune. Dobbiamo mettere in condizioni che ha voglia di intraprendere, di fare iniziative che siano coerenti con la nostra identità e con il nostro patrimonio, che è anche il centro storico. Allora, questo calendario di eventi, secondo me, è un calendario che va in questa direzione, quindi mi auguro che possa rispondere soprattutto da persone che sono interessate, appassionate a conoscere la Puglia, a conoscere il Viterbo, possano trovare soddisfazione, insomma, che sicuramente lo sforzo dei nostri assessori ha fatto e che ovviamente si merita. Grazie, Sindaco. Prima di lasciare spazio alle domande dei colleghi, volevo ascoltare anche due parole dalle persone che hanno organizzato le varie iniziative. Io vedo qua Ombretta Ciorba, in rappresentanza del Comune di Festeggiamenti di Moscarano. Come vedete, all'interno di questo varietà ci sono molte manifestazioni che tornano anno dopo anno, e questo è il caso del Palio delle Botti, della Festa dell'Uva. Prego, Ombretta. Ovviamente avremo sia giovedì, venerdì e sabato sera le cene incentrate intitolate Aiutateci ad aiutare, perché il comitato è nato per fare beneficenza, e quindi le cene, tutto l'incasso, anzi la maggior parte dell'incasso, perché ovviamente le spese per la
viene eseguito in beneficenza. Il giovedì abbiamo una serata incentrata sul scusate, non ho ricevuto stamattina il programma, quindi una cena medievale con la ripresentazione di prodotti tipici medievali viterbesi, con la partecipazione del priore con la sua corte, quindi dei personaggi in costume che sarà una cena nel quartiere di Piano Strano, e la serata sarà anche allietata dalla presenza di Antonio Ricci insieme a Pietro Benedetti, che parleranno del quartiere di Piano Strano, della storia, dei suoi personaggi, decanteranno delle poesie degli artisti di Piano Strano. Il resto delle serate, ovviamente, ci sono tutti i programmi, adesso il dettaglio del programma non ce l'ho, ma lo faremo a breve, faremo una conferenza stampa di presentazione. Il titolo aiutateci ad aiutare, perché è il tema fondamentale per quella di questi giorni. Grazie. Grazie Roberta Ciorba, e con noi c'è anche Sebastian Serafini, attore qua in rappresentanza del compagno di Ciao della Fila. Sono un attore, per cui utilizzo la voce, facciamo prima. Buongiorno a tutti, sì, io sono il vicepresidente. Funziona? No. Qui c'è il problema dell'opposizione, in genere è segnato. Sono qui in rappresentanza sì, del comitato provinciale, perché purtroppo il mio presidente è infortunato e quindi di conseguenza non è potuto intervenire. Saluto a tutti e ringrazio nuovamente per questa occasione di essere stati inseriti nel cartellone del settembre viterbese. Quest'anno il festival è più che maggiorenne, raggiunge la 20ª edizione. Partiremo appunto il 27 di settembre, ogni domenica di ottobre, ogni domenica di novembre fino alla serata di gala appunto del 29. Con la partecipazione, perché appunto dal 18esimo anno siamo diventati festival internazionale, quest'anno la compagnia straniera verrà direttamente dalla Svizzera, ci è stata confermata proprio questa mattina. Il festival, come ormai da anni, viene organizzato anche con l'appoggio del Rotary Club Roma Palatino, con l'appoggio della Confederazione Europea per il Campo Amatoriale, in collaborazione ovviamente con l'amministrazione comunale, in quanto appunto premio Città di Viterbo. Spettacoli veramente brillanti quest'anno, quindi siamo riusciti a poter organizzare un cartellone che manca ancora qualche data da diciamo, confermare, ma al 99% appunto è un cartellone che ci dà veramente molta soddisfazione, e da qualche anno la formula anche di attenzione degli spettacoli nei confronti della popolazione dei piccoli, dei bambini, difatti quest'anno sarà presente una compagnia che viene direttamente dalle Marche con lo spettacolo della Gabbia nel Gatto, quindi già da qualche anno abbiamo organizzato questa formula che ha ottenuto buona risposta da parte della popolazione. Ti aspettiamo tutti dal 27 settembre a Teatro Salerno. Grazie. Grazie Sebastian. Qua anche il maestro Enrico Mianolli, è la kermesse di concerti che aprirà appunto il settembre di Terbese. Lascio a lui la parola per aggiungere qualche dettaglio. Buongiorno a tutti. L'Orchestra Jazz di Teatro della Luce è un progetto molto ambizioso che porto avanti da circa 3 anni, cercando l'obiettivo di mettere insieme tutti i jazzisti della provincia di Viterbo in un'unica grande orchestra. E ho partecipato al bando di Expo per poter usufruire del marchio e poter diventare il livello di eccellenza nazionale. E sarà un grande onore, un privilegio suonare all'interno della manifestazione e trovarsi presente all'interno del cartellone del settembre di Viterbo. I concerti saranno tutti presso la sede della Big Lazio, della sede della Fondazione Italia Valle Paolo, e saranno vari repertori con vari organici, in prevalenza la Big Band completa dei 17 elementi e alcune discussioni sempre in formazioni orchestrali. Grazie. Volevo dire, fra le manifestazioni, segnalare alcune cose diciamo nuove. La prima è questa intitolata sotto il nome Luce di Rosa, che è un'iniziativa insomma, molto bella diciamo di un'associazione. Ah, poi c'è. Sì, è arrivato per ora. Allora parliamo direttamente.
Vieni, regalo. Buongiorno a tutti. Ciao a tutti. Vabbè, la prendo in mano. Vabbè, stavo ricapitolando un po' quello che abbiamo fatto ieri. Allora, questa manifestazione si svolgerà dal 2, diciamo che verrà la fiaccola benedetta a San Pietro dal Papa. Il 3 a mattina, 18 messaggeri, non teologi, messaggeri, partiranno, compreso me, partiremo da San Pietro e arriveremo a Viterbo, percorrendo una parte di Cassia Vecchia e poi la maggior parte sulla Cassia Nuova. Attraverseremo i comuni di Campagnano, Monterosi, Sutri, Calanica e Tralla Viterbo. Arriveremo in un'ora accettabilissima, insomma, rispetto alla partenza della macchina, verso le 18:30-19. Aspetteremo i tempi tecnici che concorderemo con il sodalizio, perché dobbiamo arrivare in certi momenti particolari. Quando i facchini saranno presidati sul sagrato della Basilica di Santa Rosa, che andranno a prendere la macchina, noi entriamo in gruppo con la fiaccola e a quel punto aspettiamo che i facchini avranno ricevuto la benedizione dell'articolo mortis. Usciranno dalla chiesa, si disporranno su due file lungo via Garibaldi e ci daranno il via. Noi, 6-7 minuti, siamo a San Sisto. A quel punto c'è tutta una cerimonia, diciamo, perché la fiaccola all'interno contiene un messaggio papale che verrà consegnato al vescovo e la fiaccola verrà posizionata sulla macchina, o la fiaccola, o un lumino, qualche cosa, insomma, comunque il fuoco sacro andrà sulla macchina. E noi abbiamo terminato, diciamo, la nostra manifestazione è finita. E c'è questa fiaccola che è stata presentata ieri in conferenza stampa, è stata disegnata da Scienzi, dallo stesso costruttore ideatore della macchina Santa Rosa. È un evento che noi contiamo di portare avanti come tradizione per tutti gli anni, per ogni trasporto, anche un eventuale trasporto eccezionale, perché ci siamo sempre pronti a trasportare questa fiaccola, avevamo solo i motori. I 18 tetrofori, questa è la particolarità, i 18 tetrofori, messaggeri, ci parliamo, si parla con lei perché mi viene naturale, perché portano un messaggio che è il fuoco e anche il messaggio cartaceo, diciamo, perché anche il fuoco è un messaggio, rappresenta la speranza, tutto quello che può raccogliere la luce. E questi 18 messaggeri sono stati scelti con delle particolarità, non sono stati presi 18 persone che corrono. Ognuno ha un buon suo motivo da elencare per essere scelto. E il prossimo anno probabilmente saranno altri 18, non è che sono sempre gli stessi, insomma, ecco, cerchiamo di rendere un altro particolare anche per questo. E ci sono già delle idee in ballo, se dovesse procedere una cosa anche relativa, si potrebbe partire da altre città, si potrebbe partire da Assisi, si può partire da Avignone, si può partire in qualsiasi parte del mondo, non ci metto paura. Il problema non è percorrere le chilometri per noi, cioè i permessi e le autorizzazioni sono quelli. Grazie. Grazie, Rolfo. Grazie, no, l'ultima cosa che volevo dire io per voi è anche segnalare un'altra cosa che è ugualmente, diciamo, originale, la trovate sotto la voce Silent Party. Questo è un concerto, diciamo, a Piazza Unità d'Italia, che ha la caratteristica di essere silenzioso, nel senso che saranno usate delle cuffie, un modello di cuffia utilizzando lo sponsor che produce, quindi lo lanciamo, una cuffia molto leggero e poco costoso, e quindi diverse centinaia di persone potranno, diciamo, sentire la musica senza disturbare gli altri.
Domande? Mauro. A me piace venire in comune perché poi le cose che vengono dette qui in questa sala sono tutte positive, tutto bene, l'amore. Invece poi quando esco di fuori, e lo so, giochiamo. Quando esco di fuori ci sono anche problemi. Poi sì, la domanda, poi, alla fine la domanda però, E parlate tanto voi, che credo che posso parlare anch'io una volta all'anno quando vengo qui, che c'è settembre Viterbese. E quello che mi stupisce è che tutto va bene, stavo dicendo, pareri, e guardo il programma e la domanda non è questa. L'assessorato alla cultura, se vuoi le domande te le faccio. Sì. Sì, certo, stiamo qui a fare l'interrogazione. Allora, l'assessorato alla cultura del comune di Viterbo dovrebbe preparare un programma dove il comune mette qualcosa di suo, no? A me pare di vedere invece un insieme di manifestazioni tutte dignitose e importanti, non parlo di questo, ma che vengono sempre da altri, cioè arrivano in comune le persone, le associazioni, ti propongono le cose, se le fanno per conto loro, organizzano per conto loro, i soldi sono i loro, e quindi io non capisco a che cosa stia facendo un assessorato alla cultura e gli assessori preposti agli eventi di questa città. Oltretutto tutto bene, Madame Dorè, non è vero, perché i biglietti sono stati un grosso imbarazzo per le persone. Voi l'avete dato in gestione a un'associazione che ha fatto cose incredibili, perché addirittura le persone che dovevano prendere perché se tu mi fermi ogni volta dopo tu mi risponderai, perché sennò qui stiamo a giocare all'impiattino, siccome voi fate così in consiglio comunale. Io non devo rispondere alla domanda, ma non sto facendo la domanda a te. Lei ha detto ci parliamo di lei. Ma scusi, signor assessore, no, diamoci del voi. Lei ha detto, come fascisti, voi avete dato. Io l'ultima frase la ritengo una sgrammaticatura. La rinvio al mittente. Certo, ma, grazie. Lei ha detto, ma senti tu che sei, voi avete dato l'affidamento a una società, non è corretto? Correggiamoci. Noi abbiamo fatto la gara, abbiamo affidato la gara con la nativa vendita dei biglietti alla società che gestisce il tribunale, la quale ha scelto la conoscere per vendere i biglietti. Quindi il comune non ha scelto nulla, salvo la lista. Però comunque, quando vede che un'associazione che fa una cosa non funziona, qualcosa poi dovrà fare per garantire. E qui tutta una polemica. Io vorrei sapere, ad esempio, altra cosa. Il sindaco come andrà a prendere a consegnare la macchina di Santa Rosa a San Sisto? Io spero che lui ci vada con il cavallo, almeno il cavallo fa vedere una bella passeggiata del sindaco fino a San Sisto. Visto che poi vedo che c'è Fioroni che si è dato a fare, quindi probabilmente sarà lui. Le brutte figure che facciamo noi viterbesi non dipendono da noi viterbesi, Varelli. Senta, signor Varelli, capito da lei? Non è che dipendono da noi, perché qui si tratta che io spero che i turisti viterbesi restino negli alberghi, perché la città è decrepita, affreschi abbattuti, affreschi e cadono e tutti se ne fottono, poi le piazze piene di illuminazioni fuori posto per vedere le piazze del comune. È una città abbandonata a se stessa. Oltretutto vengo qua e vedo un insieme di manifestazioni dove il comune non ne ha fatta una. Io non vedo niente, c'è Santa Rosa, dobbiamo mettere la macchina, quindi mi pare proprio una cosa presa in giro per noi, e è fuori posto a venire qua e lodarsi e sbrodolarsi addosso. Non è giusto, non è assolutamente giusto essere trattati così da un'amministrazione che poi alla fine ci fa fare delle magre figure spesso. Guarda il bilancio. Allora, io non c'è la domanda, però voglio rispondere, perché è chiaramente una presa di posizione politica, quindi magari consiglierei all'amico di presentarsi alle elezioni di candidarsi. Però una cosa tengo a precisare. Quindi mi pare di capire che il comune deve essere un produttore di cultura, ma non è così. Il comune non è un produttore di cultura, è grazie a Dio che faccia la cultura di cultura.
quale dire, non ha proprio senso questo atteggiamento che dice che il cartellone, certo, il cartellone è il cartellone della città, il comune ha il compito, se è possibile, se hanno risorse, di cercare di incentivare quelle iniziative che sembrano più promettenti. Noi dall'anno scorso abbiamo detto quindi alla sicurezza dell'acqua calda, abbiamo detto che noi non abbiamo i soldi da mettere nel cartellone di Santa Rosa, perché il comune già sostiene un onere molto rilevante dal punto di vista economico rispetto al suo bilancio per la macchina. Quest'anno la macchina è la prima cosa. Sì, poi c'è per caffeina, poi c'è per altre manifestazioni che fanno piacere a questo comune, perché ci sono soldi spesi anche per altre manifestazioni. Guarda caso, per le piccole associazioni che danno qualcosa, vedi le botti e cose vanno per inserire. Ma io non porto, adesso questo è un portatore di interessi, quindi questo è un interesse particolare che evidentemente viene valutato nel contesto dell'altro, quindi però non è questo il bello, è legittimissimo la critica, io sto sperando le continuazioni dell'amministrazione. Io ho già detto che ho cominciato a fare questo mestiere e cerco di tenere fede a questo. Alcuni andranno bene, altri andranno male, però io oggi sto parlando del cartellone, il cartellone è quello che avevamo promesso, e quindi non mi pare che ci sia le ragioni per un atteggiamento così distrattista. Però i turisti, anche questa è la questione, l'unica cosa oggettiva è che i turisti crescono. Quando noi alla fine dell'anno porteremo i dati di un'imposta di soggiorno, faremo tutti così, perché vedrete quanto sono aumentati i turisti, lo stanno rispetto all'anno prossimo. Queste sono cose che conto, il resto sono chiacchiere. No, anche io avevo notato la stessa cosa, alla fine il settembre intermedio è un cartellone che raccoglie tutta una serie di iniziative che sono in città e quindi ci mancherebbe che il comune non abbia, diciamo, il primato di metterlo, però fondamentalmente è forse la strada che è sbagliata, perché se guardiamo i cimini, che sono un esempio di guardie, probabilmente da parte dell'amministrazione bisognerebbe che ci sia più interesse alle tante associazioni che avrebbero voglia di fare, che mi sembra che in un paio d'anni sono scomparse e morte, non hanno più voglia. Cioè probabilmente ci sta un problema di fondo, di non voglio tornare sui problemi di passare, non c'è mai avuto un'associazione. Sarebbe bello. Non so, non ce l'ho, non la faccio domani. Sarebbe bello tornarci. Però effettivamente dare una mano, probabilmente l'amministrazione potrebbe preoccuparsi di i soldi non ci sono, e lo sappiamo. Ne paghiamo prima la persona, noi pagheremo le tasse. Quindi non si possono mettere i soldi, ma probabilmente l'amministrazione potrebbe dare disponibilità su di questo bando, cioè non c'è stato un bando, c'è cioè una raccolta di una serie di iniziative e finalmente ci lo fa il pare scopo che da 4 mesi fa che non ha visto, meno male che adesso non cosa andiamo, perché lo abbiamo inaugurato aprile e lo abbiamo ora, benissimo, saremo lieti di questo palazzo che c'è il cartello e basta. Però perché l'amministrazione? Cioè non c'è un concerto, io da quando che sono nata che il concerto è Santa Rosa, ultimamente non c'è un concerto, magari gratuito, ma non dall'amministrazione, però perché non permettere ad altri di fare raccolte, di coinvolgere aziende? Cioè questa città probabilmente i cittadini, io sono contentissimo che c'è il turismo, non c'ho alberghi, quindi va benissimo che prendo la gente, ma perché sembra c'è una struttura molto forte tra quello che è il palazzo, quello che è la situazione di persone, cioè alla fine che ci sia per settare la macchina ci mancherebbe non stare cartello. Ecco, perché non si pensa a parlare di nuovo con chi magari lavorando un anno e raccogliendo fondi può essere della partita e presentare eventi di livello? Cioè questa è la scelta di eventi che già ci sarebbero stati comuni, credo. Poi mi fa piacere che ci siano, ci mancherebbe. Cioè forse la strada potrebbe essere pensata diversa, non mi sembra che e non voglio essere né polemica, vorrebbe essere propositiva, cioè credo che il verbo anche un concetto, cioè se voglio dire a tiro non siamo riusciti a portarli, se non erro, e magari se non il verbo non riusciamo a fare una festa, magari con un pagamento non mi piaceva, mi pagava chiunque, credo che, sono curiosa di sto science, però il concetto la testa di Santa Rosa è la macchina. Io però su questa cosa ti auguro in futuro di provare a organizzare un concerto. Allora noi levatevi, non faccio mai perché non andate a casa sezione capace di 30 o 40 mila euro per fare alcuni concerti, ma adesso così te lo dico, sempre senza polemica,
L'idea di poter organizzare una cosa con i biglietti è un'idea bellissima che io portavo avanti così da dirigente sostanzialmente, pensando che fosse possibile. Non sono riuscito mai da deficiente, da colui il quale alcune cose gli mancano, difficile, che a me mancava difficile, l'esperienza difficile, per fare però. Che avevo una faccia appunto. A me mancava l'esperienza del contatto diretto con queste realtà di imprenditori, di impresari, chiamiamoli come vuoi. In realtà è totalmente impossibile. Quando abbiamo tentato di fare una cosa con un biglietto gratuito, come dici tu, e si è sollevato il mondo intero, due anni fa abbiamo fatto perdere dove c'era un ingresso gratuito eccetera, comunque il comune ha dovuto sborsare dei soldi, soldi che diciamo così col senno del poi erano molto meno di quelli che sono stati sborsati per altre cose, ma insomma questa è un sassolino che mi tolgo io, ma non era questa la risposta che volevo dare. La risposta è che senza soldi è veramente, il comune parlo io, è veramente difficile organizzare eventi e non c'è una persona disponibile ad organizzare con il solo, diciamo così, con la sola area a rischio del biglietto. E questo sembra più semplice di quello che è, ma non lo è. Tante volte con l'assessore degli Iacchi ci siamo fermati a parlare, disponibili a concerti, piazze, palazzetti. Non è così semplice come sembra, perché la verità è questa: per organizzare delle cose ci vogliono risorse. Risorse che in questo momento non ci sono, ma io dico, non per lodarmi, come dice Galeotti, che abbiamo fatto di tante cose necessità di virtù. Alcune cose le parleremo in 31. Con una cosa che abbiamo organizzato facendo appunto il sempre il gruppo e capire perché è tipo questo. E altre cose perché abbiamo, diciamo così, messo in campo, come diceva il sindaco, il cartellone, fatto la nuova macchina, facendo anche qui una razionalizzazione delle risorse che ci sono e portando avanti quelle che sono anche le tradizioni, con un riscontro oggettivo con quello dei turisti, che ripeto, anche a beneficio di Galeotti, non è merito mio, del sindaco, non è merito, però è oggettivo che ci sono, chi dice che non ci sono, dice una cosa che oggettivamente non bella. Un lavoro che stiamo tentando di fare, anche a me piacerebbe fare 10 concerti col biglietto, sarebbe disponibile a darmi Piazza San Lorenzo, Valle Faulo, non è così semplice, e sul resto insomma, perché i paesi pagano, i paesi pagano e ti porto alcune esperienze senza fare i nomi dei paesi, dei paesi dove raccolgono 200-300 euro le classi di età, 75 lì che fanno 40 anni. Viterbo è una città, abbiamo detto che insomma, cerchiamo di farla diventare qualche cosa di diverso, io me lo auguro, mi auguro soprattutto che non che ci siano solo maggiori risorse, questo che lavoriamo tutti, ma che si spendano sempre meglio, io credo che la direzione che abbiamo preso è quella giusta e che facciamo delle cose, diciamo, ma di più sicuramente, questo è una banalità che non dico, perché è evidente, ma utilizzare bene i fondi, secondo me questa è la strada giusta, quest'anno alcune cose l'abbiamo fatta, il 31 ne dimostriamo un'altra. E insomma, la città in qualche cosa si avverte, fuori qualche cosa si avverte, la direzione è sicuramente quella giusta. Poi, questa è la mia opinione. No, però vorrei dire una cosa, non secondo secondo solo perché ci sia rispondere alla domanda. Chiedo scusa, no, se facciamo così però non andiamo a nessuna parte, parliamo una parola. Allora, i concerti non è vero che non ci sono stati, perché c'è stata la settimana di Pasqua. Per Santa Rosa ci saranno i concerti. Ricordo io da Pasqua Rossi. Poi ci saranno anche dei concerti sempre di jazz giù a. Sì, sì, ma io faccio dell'evento, ovvio che l'ho letto. No, ma lei dice il concerto storico. Vabbè, abbiamo detto la 5, il 6, il 6, il 7. Questa è la cosa, come se tutti i tempi si fanno le stesse cose. Certo. E alcune cose che ci sono qua, le abbiamo fatto non si faceva. Pedro Sarri. E non bene, so, no, quella parte. La mia è una semplice domanda. Posso in toto ciò che ha detto prima il signor sindaco, perché posso testimoniare, avendo delle conoscenze, beati loro, che hanno delle attività del bed and breakfast, già c'è tutto l'esaurito su determinati giorni. Una famiglia che mi avvicina addirittura ha degli ospiti americani per questo periodo e era interessata anche, dopo la domanda veloce, era interessata anche all'acquisto della possibilità delle solite seggiole per far assistere a questi ospiti
la manifestazione comitiva. Ovviamente ci sono state, c'è stato un grande successo nella vendita dei biglietti. La mia domanda è questa: dato che voi avete una encomiabile iniziativa di dare, ho letto sulla stampa che quest'anno sarà la sede Piazza Fontana Grande, l'ex tribunale, di dare tra virgolette la possibilità a tutti di noleggiare tra virgolette una poltrona, perché non lo fate sapere? Nel senso che ci stanno occasionalmente parecchi ospiti, basterebbe fare 2-3 cartelli lungo il percorso, multilingua, italiano, un'ipotesi tedesco e inglese, e le persone sanno che andando lì dietro una piccola cifra possono avere la possibilità di prendere 2-3 sedie e poi riconsegnarle. È una bella figura a livello sociale che voi fate, perché qualche piede peso lo sa, però le persone che occasionalmente non lo sanno, dato che ci stanno famiglie americane che hanno qui o quel motivo universitario eccetera, lo potrebbero fare, magari allungano 50 euro, vanno lì alla piazza, prendono queste sedie, le posizionano, quindi facciamo vedere un senso anche di città aperta e ospitale. L'altra seconda cosa, se avete considerato il fatto di avvisare tutte le persone se c'è qualche possibilità via televisiva di vedere il trasporto, perché all'ultimo momento le persone anziane, cioè, ecco, allora anche lì basterebbe, dato che ho seguito sulla stampa le iniziative dei cartelloni, che, cioè degli schermi giganti che metterete lungo la postazione, parlare con quelle persone, magari prima di iniziare le trasmissioni, di mettere un cartello per dire il segnale televisivo questa sera sarà trasmesso da, così i giovani che stanno a casa, alla nonna o a chi sia, diranno: guarda nonna, ho letto che questa sera trasmette, non so, TV Cielo, TV Rose, su queste frequenze. Però prima, perché l'anno scorso parecchia gente, anziana eccetera, non hanno potuto beneficiare del trasporto perché non hanno la dimestichezza come i giovani di fare internet, collegamento, steadicam eccetera eccetera. Questa nota, perché non c'è peggio cosa fare le cose e di farle comunicare e farle sapere. Mi permetto di rispondere all'ultima parte della domanda di Giuseppe. Quanto riguarda la trasmissione della diretta, domani verranno comunicati i canali. Quest'anno più di un canale, ci sarà il canale satellitare, domani avrete tutte le notizie, sia attraverso comunicati stampa che sui social network. Grazie. Io voglio dire un'altra cosa ancora, tanto io rompo le barre e continuo. Allora, un'altra cosa, a chi non va bene può uscire, io non è. Allora, quello che voglio dire, no, perché qui tutti i professori, cambiamo, tutti capiscono, tutti architetti, tutti ingegneri. Poi la macchina di Santa Rosa è stata creata in questo momento con 3 mesi di tempo. Cioè, è stato perso tempo importante dall'amministrazione, anche nel dare l'ok a Raffaele Scienzi e a Vincenzo Fiorillo, perché in 3 mesi l'hanno creata. Cioè, il merito veramente va a queste persone. Poi, ma infatti fortuna che esistono queste persone, se no noi non ci saremmo come ma comune. Il sindaco bravo non è quello che fa, è quello che fa fare, forse, capito? È questo che io voglio superare il provincialismo. È comodo, io voglio, no, io voglio cambiare molto facile, gli altri procuratori che non devi essere ricordato perché hai fatto, perché hai fatto fare. Io spero che ti ricordi, io spero, scusami, io siccome lo sai, no, io campo di altre cose, sì, grazie a Dio, sì. Vabbè. Detto questo, mi sono reso conto che non c'è cosa migliore e più positiva di coinvolgere le persone che vogliono fare, ma che vogliono fare non a chiacchiere, che vogliono fare soprattutto i giovani, che fanno le attività nuove. Ma questo è bello, questa è la natura della città. Il comune deve anche proporre cose sue, come diceva prima Teresa. Io su questo, cioè, non è che sono andato d'accordo. Vabbè, infatti dirigi tu, e noi siamo tutti dietro a quelle domande. Però ultima cosa che chiedo alla conferenza di ieri con i Facchini, con il sodalizio, è non hanno voluto parlare di questa diverbio tra il sindaco di Viterbo e i Facchini. Vorrei sapere che cosa ci sarà poi. Io sono sempre fiducioso dei miracoli. Cioè il 3 settembre scenderai di sotto e parlerai con loro. Io ho detto sono fiducioso del futuro e nei miracoli. Santa Rosa di Bravo. Ma il 3 è andato alle 3 a teatro?
Teatro Vale, chiuso il teatro. No, no, sua alle scuole rosse, alle scuole rosse. Adesso mi aggiungere qualche cosa che riguarda il mondo privato. Ma c'era... Come che sono cercato? Le scuole rosse, le rosse, le scuole rosse. Poi dopo vanno a fare il giro. Scusate. Cioè nel giro del 7 di siamo... È il 3 settembre. Sul discorso dei concertisti che è stato menzionato, sul fatto che la situazione che stiamo facendo, diciamo, che quanto mi risulta, io sono l'unica situazione musicale che ha chiesto di mediare questo, ma anche questo è giusto. Quindi la sera dopo non c'era questa sera. Certo, ti hanno aiutato per forza. Certo. Poi coerentemente a quello che è il progetto dell'amministrazione, è vero che magari manca un nome di musica pop, però sinceramente ritengo che un turista tedesco o svedese che sta in Italia e che scopre una macchina in Santa Rosa magari apprezza di più sentire un concerto di Kenton, di Autotesi, piuttosto che vedere Adriano Pappalaggio a Stato Giardino, qualcosa di Albano, qualcun altro. È una scelta, poi possiamo definirla giusto o sbagliata secondo il nostro gusto, però credo che sia una scelta coerente da parte dell'amministrazione. Io sono qui dal contento del 31, poi rimane che stiamo arrivando stampa per la conferenza stampa sui sapori del rito che riguarda i rispetti di Santa Rosa. Compresa la manifestazione, addirittura fa della conferenza stampa del buffet. Grazie a tutti. L'assessore Ciao Mauro.